Ciao a te e a tutti ciurma e benvenuti a Giocherini in questo nuovissimo episodio su Resident Evil 4 Remake. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con il like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 40 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando spolliciate. E quindi eccoci qua di ritorno su questo nuovo, meraviglioso, incredibile remake ragazzi. Io non sto più nella pelle veramente. Non vedo l'ora di continuarlo. La volta scorsa siamo riusciti a completare il capitolo 2 nonostante alcune piccole difficoltà. Abbiamo finalmente incontrato di nuovo Eustachio. Per me è il caro, unico, inimitabile Eustachio. Per cui direi di non perdere più tempo ragazzi e andare a giocare finalmente il capitolo 3. Lo spaventoso assalitore di Leon è svanito dopo aver pronunciato queste parole sinistre. Cercando di non pensare al significato di tale affermazione, Leon continua a non lo so a fare cosa. Perché mi sono persa. Ho trovato delle informazioni su Luis Serra. Sembra facesse il ricercatore per la Umbrella. Ah. Umbrella? Avrei dovuto lasciarlo marcire in quel sacco. Ti invio tutti i dettagli. Da un'occhiata, ma Aquila Reale è la priorità. Ricevuto. Mi dirigo verso la chiesa. Condor 1, chiudo. Il bello è perché l'audio della ragazza esce direttamente dal pad, ragazzi, per questo che mi metto così. Allora, leggiamo questo documento. 28 anni, Luis Serra Navarro, il nome di Luis Serra apparve per la prima volta nel registro degli studenti di università, impossibile trovare testimonianza antecedente in cui si è certificato di nascita. Dopo essersi laureato all'università è stato assunto dal Dipartimento di Ricerca della Umbrella e l'ha brillato guadagnandosi l'apprezzamento di tutti i suoi colleghi. Ha preso parte allo sviluppo di diversi medicinali a banco, la cui produzione è cessata prima che possa rimettersi sul mercato. Alcuni anni dopo Serra ha dato le dimissioni e l'Umbrella ha disperso dalla circolazione dopo l'incidente di Raccoon City e forse loro di governo hanno tentato di rintracciare chiunque essere legato con l'Umbrella. Ma nonostante le ricerche intensive non sono stati in grado di localizzarlo, il fatto che ritrovarlo sia stato impossibile ci fa pensare che Serra sia ricorso davvero a qualsiasi mezzo pur di far perdere le sue tracce. Scritto a mano da Hannigan, medicinale a banco, dubito fortemente che l'Umbrella sprecherebbe uno dei talenti migliori per la produzione di acidi o creme di bellezza. Ok, quindi abbiamo appena scoperto ragazzi che purtroppo, cioè sì, perché Leon ovviamente ce l'ha a morte ragazzi con l'Umbrella. E Luis Serra ha lavorato proprio per la Umbrella. Quindi qua sì, vabbè, c'è il ritratto del nostro caro, carissimo amico. Quindi adesso ragazzi non dobbiamo che dirigerci verso la chiesa. D'accordo, quello che proveremo a fare sicuramente. Va bene, allora vediamo di uscire ragazzi. Adesso abbiamo la chiave, è vero? Abbiamo... Cazzarola, che cosa è stato? Anche tu, oddio, eh? Oddio, ma poverino. No, ragazzi. Povero, povero. Aspetta che ci penso io a liberarti. Amore. Povero cibo. Che ti hanno fatto, amore? Fai attenzione, amico. Oh. Ma, cioè, si poteva scegliere, per esempio, pure di, tipo, di ucciderlo o robe simili. Mamma mia, sarebbe stata una cosa veramente crudele, ragazzi. Comunque, in ogni caso, adesso abbiamo la chiave, appunto, per poter aprire questo benedetto cancello e quindi, ovviamente, poterci dirigere verso questa benedetta famosissima chiesa. Allora, controlliamo gli armamenti, ragazzi. Direi di ricaricare tutto quello che è possibile ricaricare e quindi andiamo. Oddio, permesso, e là ragazzi spero di non disturbare nessuno come al solito, perché siete abbastanza irascibili qua nelle vicinanze. Non so che cosa vanno messo nell'acqua, però oddio, pure i pistrelli, aiuto i pistrelli. Ah, lì allora ho visto una signora, non so se era una signora o un signore, fatto sta che c'era qualcuno. Non mi dica che è il lupacchiotto che ho salvato. Poverino, sarà sofferente, ragazzi. Allora, ah, sì, qua siamo tornati proprio alla piazza del villaggio. E tra l'altro, ragazzi, qua in giro è strapieno di tesori adesso che ho la mappa. Comunque, adesso ho questa chiave. Quindi posso ovviamente andare verso quella porta che aveva questo stemma. Passaggi nel muro. Allora, devo un attimino, ragazzi, riguardarmi intorno perché mi sa che ho lasciato un po' troppa robetta. Oh porca di quella. Vabbè niente ragazzi, come al solito. Cioè se non mi faccio piare il piede almeno una volta da una di queste maledettissime trappole non sono contenta. Comunque non perdiamo tempo, vediamo se riesco a trovare i tesori. Ah, adesso posso usare la piccola chiave. Tac tac e taratac. Che me dai, è bello, bussola d'epoca. Chissà se vale qualcosa da Eustachio, magari ce la paga bene. Direi che questa è... Mi state
tagliando per il cu. Oh, porco due, ma che cazzo vanno fatto pure a voi? Oddio, 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 che mutazione orribile, che cazzo vanno fatto pure a voi? Oddio, siete orribili. Oddio, no, 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 non ero pronta psicologicamente a questa cosa, ragazzi. Non me la ricordavo umanamente, veramente. Cioè, raga, sono sconvolta. Veramente sconvolta. Non me l'aspettavo, non me lo ricordavo. E mi ha colto veramente di sorpresa. Oh, cazzarola, sono veloci i bastardi. Ma riesco a prenderli oppure no? Aspetta, proviamo adesso con questo. Ecco, allora, questo sicuramente è più micidiale. Però, non se ti corrono incontro e ti saltano addosso. Vero, vero, bel, bel, bel cucciolone, bel cucciolone. Ecco, ok. Allora, sto fucile mi piace perché è letale principalmente. Era solitamente, raga, appunto, basta un colpo. Fatto sta che giusto mentre ci stavamo arrivando stavo per dire: quella è la nostra porta. Quella è proprio la nostra porta. Ma tu guarda un po', è dovuto crollare il cazzo di campanile proprio qua davanti. Incredibile questa cosa, veramente incredibile. Signora, signora, scusi. Signora, 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 perché mi dovete cogliere tutti in sorpresa, porca di quella miseriaccia? E muoia, muoia! Ai, questo è un ghiaccio luride sporche! Si è lavata le mani! Oh, madonna santa! Ma tra l'altro sta per esplodere qualcosa o sbaglio? Cos'è sto bip che sento? Ah, è proprio questa! Era proprio questo il bip che sentivo! Ok, mi sa che dovremmo comunque fare il giro perché, ragazzi, da dove passerò? Tra l'altro con la salute, ragazzi, non è che sono messa proprio granché bene, per cui mi sa che userò intanto la piantina così. Ah, qua posso spaccarlo il coso. E qua c'è un'altra bomba. Oh, le avete messe proprio bene tutte queste maledette bombazze, eh? Figli di una grandissima. Non lo dirò, non lo dirò. Comunque non posso uscire manco di qua. Madonna santa, tutte ste vecchiacce. Che faticata. Come cazzo ci arrivo, mo? Forse questa... E basta. Questa è la strada giusta. Fatto sta che per uccidere sto stronzo mi sono giocata un altro coltello. E non è morto. E non è morto. Madonna santa, oh. Sono resistenti sti figli di puttana, ragazzi, e si rialza. E si rialza dopo tutto quello che ho usato per ucciderlo. No, raga, è assurda sta roba. Ma che stiamo parlando? Ma è assurdo. No, vabbè, ragazzi, non me potete fare questo. Cioè, farmi sprecare tutte ste cazzo di munizioni su un solo stronzo. Non è possibile. Fatto sta che è qui la porta. Salve, signora. Mi dispiace, ma non verrò a romperle i cojones pure a lei, perché sono un po' a corto. In effetti di munizioni, anche se... Oddio, no, e basta, eppure i serpenti ci si mettono. Non è abbastanza quello che sto passando. E che diamine, ok, datemi munizioni. Dovrei stare comunque attenta, ragazzi, ad usare queste benedette munizioni, perché, cioè, probabilmente più avanti me ne serviranno parecchie. Sprecarle così adesso. Ok, almeno ho recuperato due coltelli da cucina. E ancora sto benedetto vecchio rachitico. Mazza, che cazzo di macchina del fumo usate per fare sta roba? E questo teschio gigantesco. Dormi bene e prospera, bambino caro. Mentre il tuo corpo cresce, le tue madri cuciranno nuovi indumenti apposta per te. Con 7 quintali di grano e mezzo bovino al giorno, sei già più grosso della tua culla. 7 quintali. Prospera, bambino caro, per il bene dei tuoi fratelli e sorelle che non possono farlo. Sì, praticamente magnate tutto quello che tutti gli altri non si possono magnare. Bello, 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 bellissimo. Ma questi sono tutti teschi? Davvero? Ok, uno spray medico che è sempre possibile. Munizioni per cucire che anche sempre possono essere utili. Comunque sì, per rispondere alla mia domanda, questi sono... Ah, Eust! Mamma mia, Eust, mi ha fatto prendere in colpo. Sei tu, porca vacca. Stanco di restare senza munizioni? Allora io ho quello che fa per te. Il lanciafrecce è la vera rivoluzione, amico. Anche dopo averle scoccate, puoi recuperare e riusare le sue frecce all'infinito. Inoltre, ricordati di comprare il progetto frecce per trasformare in frecce i tuoi coltelli extra. Le munizioni non saranno mai più un problema. E non è tutto, puoi dotare le frecce di mine adesive per far diventare la tua arma un lanciamine.
spara a un nemico per causare un'esplosione immediata a una superficie per piazzare una mina di prossimità. Perderai la freccia, ma ne sarà valsa la pena. È tipo le pubblicità, ragazzi, dei prodotti, no? In televisione. Cercano di far di tutto per vendere. Eustachio c'ha buone capacità di pubblicità, mi sembra. È fantastico, ho un po' fantastico. Di novità che potrebbero stuzzicare. Lo so, stuzzicone. Benvenuto. Ho delle novità. A mappete quanta robetta che c'ha Eust. Fammi vedere. Allora, per il lanciafrecce è in offerta speciale, tra ciò l'altro, che vedi, ma non è c'ho. Tutto... Non ho spazio sufficiente, Eust, mi dispiace. I allora, vendiamo un po' di roba, ragazzi. Bussola, collana di perle. Questi possono essere incastonati, direi di tenerli ancora. Per cui vendiamo è queste due robe. Una nuova che sfiga. Arma, che... Cristo, sta un attimo potrebbe zitto, Eust. Non riesco a sentire i miei pensieri. Allora, migliorare la carabina, ragazzi, potrebbe essere utile, sinceramente, perché penso che comunque più avanti, ovviamente, cercherò di usarla il più possibile quando mi sarà permesso. Quindi per ora direi di aumentarne la capacità. E per che ora, ragazzi, lasciamo secco. Così, dai. Ci proverò, tesoro. Grazie per la tua premura. Mio caro amico è gravemente malato e vorrei potergli offrire in dono delle deliziose vipere prima che passi a miglior vita. Da magna. Bazza. C'è un incantatore di serpenti disposto ad aiutarmi. Vendi 3 vipere. Dove cazzo le trovo mo 3 vipere? Allora, una stava qua dentro e vabbè. Eccola. Eccola. Prendila. Perfetto, ok. Va bene, cercherò di tenerlo a mente. Anche se non so se me ne ricorderò. Comunque, l'odore della battaglia ti si è appiccicato addosso, amico. Io non oso immaginare il puzzo che c'hai tu sotto quella cappa. Eust, per favore, dai, non mi dà del puzzone. Ci siamo conosciuti da poco, mannaggia santa. Già mi dà del fetido. Non va bene. Va bene, signore e signori, allora non ci resta che procedere e vedere cosa ci attende oltre questa piccola viottola in questo villaggio. Allora, sicuramente non cose positive, perché sento grugniti, sento rotture di coglioni. La chiesa, ce l'ho fatta. Ecco la chiesa, la famosissima chiesa. Ce l'ho fatta, sarà da vedere, perché ovviamente qua ci stanno i nostri cari amici pronti a rompere tre quarti de minchia, oserei dire. Ah, scusa, pensavo di averle sparato. Ammazza che badilata! A te e a tua sorella, figlio di puttana! Madonna santa, ragazzi. Ah, ok, è morto. Non infierire, Leon. Non infierire. Allora, non ho poi sempre tanti colpi. Purtroppo, ragazzi, per fucile. Ecco, almeno è saltato in aria direttamente. Cioè, può essere rischioso imbattersi in questi stronzoni, ragazzi. Perché sembrano veramente resistenti. Comunque, allora, questo benedetto cimitero mi può dare un attimo di confusione. Quindi meglio guardarci bene intorno per cercare di evitare di perdermi qualcosa. Permesso? Oddio. Le bare non ci piacciono, grazie. Risorse. Munizioni per pistola, che sempre possono fare comodo, ovviamente. Va bene. Cerchiamo di entrare direttamente in chiesa, Leon. Pronto alla confessione? Che te pareva. E chiusa. Condor 1 a nido. La chiesa è sigillata. Aquila Reale? Negativo, ancora nulla. Se ma di chiusa. Certo si sono preoccupati di chiudere bene. Certo. Capisco. E posso anche immaginare perché l'abbiano fatto. Ah, lei si trova qui, è sicuro. Riuscirò a entrare. Condor 1, chiudo. È molto sicuro di sé, ragazzi, Leon. Chiave con... Ah, no. Cioè, non mi serve chiave con stemma. È una cosa circolare, va bene. Che dovremmo cercare di trovare, ragazzi, qua nei dintorni. Ovviamente, speriamo bene. Speriamo non sia troppo difficile. Oddio, è permesso? Non mi aspettavo fosse aperta. Veramente ha colto di sorpresa. Direi di usarla, tanto visto che ce l'abbiamo, ragazzi. Tenercela non ha senso, quindi. Oh, diamante giallo. Questo verrà venduto. Oddio, è proprio lei. Oh, cazzarola. Tenetela chiusa nella chiesa fino all'orario stabilito. Attenzione, signore e signori, è proprio la nostra aquila reale. Ah, interessante, c'è anche una macchina da scrivere. Uarogna proviene dall'RSRZ. La chiave sarà custodita nella caverna sul lato opposto del lago. Il mostro si occuperà dello stupido intruso? E qui in cerca della ragazza, trasferitela
in chiesa e restate in attesa di ulteriori ordini al nostro Signore. Nel frattempo tenete ben chiusa la porta. Ok, quindi dall'altro lato del lago, quindi dall'altro posto del lago. Nel punto che... Il lago. Speriamo che non ci siano altre sorprese. Sì, Leon, ma se tu avessi interpretato bene il biglietto avresti capito che purtroppo mi sa proprio che c'è un mostro che ci attende di là. Forse non dovevo scendere subito, perché mi sa che di qua si procede proprio verso il lago, se non erro. Quindi fatemi fare un attimino una ricognizione di questo posto qua, perché magari ci può essere qualcosa di utile. Oddio, no. Loro no, 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 loro no, non mi interessano. Io volevo solo cercare equipaggiamenti utili, quindi non mi scassate la minchia, per favore. Una granata stordente pulciosa. Ah, qua c'è un forziere. E al suo interno fermato e... fermato. Sì, certo, fermaglio elegante. I due gemelli traditori si sono uniti a quella setta diabolica e per questo non meritano di riposare in pace. C'è qualcuno disposto a distruggere gli emblemi incisi sulle loro lapidi? Distruggi gli emblemi della tomba. Quindi c'è uno dovrebbe capire che sono due gemelli. Però parlava del cimitero, giusto? Va bene, allora visto che mi ci trovo vedrò di dare un'occhiatina. Diamo un'occhiatina. Però parla di emblemi. Allora, questa tomba... Ah, eccola, forse è questo. Oh, sì, ok. Io e Leon sempre in sintonia, mamma mia. Perfetto, perfetto. Quindi poi ovviamente il caro Eustachio provvederà a darci quello che ci spetta per aver completato questa piccola missione. Andiamo, signore e signori. Procedemus da questa parte. Vediamo un pochettino. Allora, io andrei un attimo di cautela, perché prima ho sentito grugniti strani e la cosa non era molto piacevole. Se apro qua, che succede? Mi apro una scorciatoia. Ok, così non devo rifare il giro tutte le volte. Fantastico. Quindi non ci resta che procedere verso il lago, come dice questo segno, questa segnaletica, insomma, questo segnale, chiamiamolo così. Eccoli là. Cari, carissimi. Ah, lancia pure le molotov lo stronzo. Sì, vero? Se magari cadi, guarda, te la fai esplodere. Sarebbe fantastico, ragazzi, colpire la molotov, veramente. Mo però, ecco, magari potevo aspettare di far arrivare anche... Oddio, no. Mancato malissimo di aspettare che arrivassero anche gli altri stronzi. E questo che fa? Ha preso fuoco. Madonna, ragazzi, come gli è esplosa la testa. Fortissimo. Arrivano agguerritissimi loro, proprio agguerritissimi. Oddio, te il tuo porcone del cazzo. Figlio di puttana, ragazzi. Allora, sto per morire, quindi direi di usare assolutamente lo spray medico. Tra l'altro si è ricreata, ragazzi, una monnezza dentro la valigetta che, per carità di Dio. E quindi pure te sei morto? Sì, grazie. Allora, tanto ce ne stanno altri che arriva. Oddio, il vecchio, hai capito il vecchiarello. Non ti azzardare, grazie. Se muori subito mi fai un gran favore. Sarebbe fantastico, grazie, ecco. Okay. Si è impegnato. Il vecchio noi direi di eliminarlo prima che diventi ancora più minaccioso. Allora, intanto qua c'è ancora il fumello che esce. C'è qualcun altro che mi vuole dare il benvenuto? Tanto qua è un continuo. Comunque. Oh, ecco qua. Oddio, cazzo. Oh, porca miseria! No, la vipera la devo prendere, stronzo. Spostati. Spostati. Dov'è la vipera? Dov'è andata? No, ma l'ha fatta scappare. Ok, eccola qua. Perfetto. Mi ricordo ancora. Dobbiamo prenderne tre. Intanto qua si sta creando lo schifo più assoluto. Allora, possiamo farci, ragazzi, munizioni carabina. Munizioni fucile, grazie. Munizioni pistola non posso perché non ho più polvere da sparo. Però va bene così, dai. Intanto almeno abbiamo rimpinguato un pochettino i nostri caricatori. Ok, ci siamo. Possiamo procedere. C'è qualcun altro là sopra. Allora, qua non si passa, quindi mi sa proprio che mi tocca comunque salire. Di sicuro ci starà. Ecco qua. È pazzesca sta cosa. Sono dappertutto.
Ok, almeno. Oddio, sta arrivando la nonnina. La nonnina. Ok, facciamo saltare un po' di testarelle, ragazzi, Così mi piace, questo mi piace. Allora, là c'è lo stronzo che lancia le molotov, ma ovviamente da qua non posso colpirlo, quindi dovrò aspettare che passino le fiamme per poter passare. Salve lei, buon uomo. È che bisogna cercare, ragazzi, il più possibile ovviamente di fare headshot. Però, come vi dicevo dall'inizio, col pad non è facilissimo proprio mirare. Non è proprio immediata la cosa come lo è col mouse, chiaramente. Quindi, procedo, passo. Ok, sono dall'altra parte. Qua c'è un barrel, Ehi, ahi è sta tu madre. Oddio. Chi arriva? Oddio no, così salto in aria pure io. Oddio, fermi. Fuori. Ok, solo uno? Sì, solo uno, va bene. Oh, che stronzo che si sposta. Ok, ragazzi, però sempre sti calorosi benvenuti. Io non sono abituata. Ah, e come? Ecco. Oddio! Quanto odio mirare con un pad. Dopo aver, ragazzi, ovviamente giocato con col mouse e la tastiera e quindi aver goduto della mira col mouse, non sono più abituata. Va bene, io vado. Vediamo di riuscire ad arrivare al lago almeno. Sempre se ce la posso fare. Allora, attenzione, perché qua c'è una bombetta lì. Non vorremmo saltare in aria proprio adesso. Quindi qua ci può essere qualcosa che ci può essere utile. Io procederei da questa parte. Tanto la strada è solo quella. Comunque. Quanta bella roba. Perché tutta sta roba? Ah, vabbè che sono pesetas, però. Devi essere bello grosso per usare questo. Sì. Oddio, sì, direi proprio di sì, Leon. Maledizione. A distruggere quei medaglioni blu. Sono dappertutto, non ne sopporto più la vista. Ok, sarebbero 5, ragazzi. 5 qua nelle vicinanze. Tra l'altro, e me li indica sulla mappa, credo. Oh, quanti bei corpi. Oh, cazzarola. Oh no, i lupi schifosi. I lupi schifi. Quanto sono brutti, ragazzi, questi. Oddio, bruttissimo. Mamma mia, schifo. Schiaccia. No, Leon. Cazzarola, schiaccia, uccidi. Ok. Non me lo vorrei ritrovare addosso, sinceramente. Non un'altra volta, perlomeno. Quindi, allora, cosa abbiamo qua intorno di utile e interessante? Comunque se ne trovano di pesetas, Allora, dal suono che ha fatto io direi che non è molto amichevole, però magari c'ha soltanto un po' di mal di pancia, cioè può succedere, per carità di Dio. Allora, qui dice che c'è un tesoro, eccolo là. Sì, dai, dammi a me, rubini bellissimi. Oddio, è oltre questa gigantesca porta. Non ci tengo tanto, sinceramente, a scoprire cosa cazzo sia. Però mi sa che ci toccherà. Allora, qua... Ma questa la posso usare? No. Cioè, serve una cosa, ragazzi, che non ho trovato fino ad ora, però... Va bene. Allora, qua c'è il caro Eust. E io non ho ancora trovato la terza libera, mannaggia. Però nel frattempo ci può ricompensare per gli stemmi sulle lapidi di quei due poveri disgrazieti. Eusti, sei qui? Ho visto il fuoco. Aha. Allora sì che sei qui. Cosa abbiamo qua? Cos'è questo? Un ascensore? Aspettate però. Mi sono persa qualcosa qua fuori. Ah, mi sono persa diverse cosette. Aspettate. Intanto qua c'è questa. E ovviamente le prendiamo, anche se sono 100 misere pesetas. Ah, qua ci stanno queste, ragazzi, le risorse che me le ero perse. Qua dovrebbe starci uno stem. Eccolo, lo vedo. È là sopra, ci serve assolutamente questa. Zoom, Leon. Boom, bitch. Ok, benissimo. Dopo aver preso anche questo bello stemmino blu, direi di tornare da Eusti. Eccolo qua. Completato una richiesta, questo, vero? Sei bello. Ti si legge chiaramente in faccia. Certo, quella è la soddisfazione, capito? Li vendiamo questo. Grazie. E possiamo scambiare quindi gli spinelli per qualcos'altro di utile. Allora io direi, ragazzi, comunque di prenderla sta pianta gialla, perché può essere utile. Lo so. Mamma mia, quanto parla. Cioè, ragazzi, allora la mischio con quella gialla, questa verde, direi di usarla. Allora, munizioni.
munizioni carabina? Assolutamente, grazie. E per ora va bene così. Cioè, i materiali così non posso metterli nella nel deposito. Ma per quale strano motivo? Cioè, ci posso mettere solo le armi, mi sa. Tanto abbiamo salvato. Ah, probabilmente qua è per fare le sfide di tiro. Molto probabilmente. Cioè, perlomeno il simbolo mi fa dedurre quello. Quindi... il pezzo esagonale che ci serve. Aspetta, no, quello che ci serviva a noi è circolare. Anche perché dal lato opposto del lago ce l'hanno detto tale e quale. Allora, fatemi vedere prima qua sopra se c'è qualcos'altro di utile. Forse è proprio di qua che si procede. Probabilmente sì. Ma qua da qua possiamo guardare tutto quanto. Salve! Andiamo a fare una bella passeggiatina in barca. I due vecchi. Oddio, che stanno a buttare? Cazzo. Cazzo. Fantastico. Ah, è uno dei cadaveri dei poliziotti, o sbaglio? Adesso è una bella scoperta. Oddio. Che diavolo è? Oddio. Allora, Leon, mi sa che non ci siamo capiti. Mi sa proprio che non ci siamo capiti. Cioè, lo diceva. Aspetta, qua posso scendere però. C'è altra roba utile qua intorno. Ammazza, ma... A parte che allora, là sotto l'ho visto. Ho visto l'emblema, lo vedo. È lì che sbrilluccica, vedete? Ecco fatto. Raga, mi stupisco di me stessa, perché io di solito queste cose non le noto. Però qua ci sono altre cose che possiamo raccogliere. Il carburante della barca è conservato insieme a quello del generatore all'interno del capanno di trattamento del allevamento di pesci. Prendi solo quello che ti serve. Forse, non vorrei, ma magari... Forse è proprio quello da cui siamo usciti adesso. Cioè quello dove sta Eusti. Non lo so. Comunque ce ne stanno di posti dove andare, eh. Bello, bello ampio sto posto. Qua c'è altro di utile. Mamma mia. Ah, porco due! No, ragazzi. No, dai. Io volevo soltanto raccogliere equipaggiamento. È sempre la solita storia. Oppo. Porca vacca. Salve, signore. Salve. Allora, io farei questo. Farei questo. Ok. Che sarebbe molto meglio se lei esplodesse malissimo. Sarebbe fantastico. Si è incazzato. E mi incazzerei pure io, guardi, a suo posto. È morto? Eh sì, è morto, ma tanto ne arrivano altri 50 probabilmente. Vedete. Arrivano... la madonna! Arrivano sempre tutti quanti in gruppo, ragazzi. Vabbè, vecchia di merda! Porco due, volevo fare una cosa strategica, guarda. Ecco, salta in aria pure... vabbè, ma arrivano... Cioè, arrivano... A singhio... mo mi avete rotto il cazzo. Arrivano a singhiozzo, Cristo Dio. Cioè, per una volta volevo farli arrivare tutti insieme per lanciargli una granata. Sì, vabbè, vaffanculo. Andate a fare in culo. Mamma mia, quanto sono odiosi. Quanto sono odiosi, Cristo. Sai, ecco un altro vecchio. Che se crede Babbo Natale. Mannaggia santa, oh. Crepa male. Oh, la vipera che mi serve! Perché è uscita dalla gonna di quella vecchia, mi chiedo? Perché? Che schifo. Ok, almeno completo un'altra missioncina secondaria. Allora, vediamo di raccogliere tutto quello che ci siamo lasciati in giro, ragazzi. Lacrima viola. Il punto è che... Ah, è l'allevamento pesce, è proprio qua che dovevo venire, tra l'altro. Io non mi aspettavo che fosse di qua. E quindi mi ha colto di sorpresa, pure stavolta. Quindi, emblemuccio. Raccogliamo tutto, tuttissimo. Riordina tutto. L'ultima volta, ragazzi, sono stata 3 ore a ordinare io la valigia, quando ci stava il comando tranquillamente per automatico per poterla ordinare. Vedete da arrivare. Che state a fare? Ma che sono sti rumori equivoci? Che state facendo? Non vorrei venire a scoprirlo, sinceramente. Che cacacazzi tutti quanti. Emblemuccio. Oddio, cavolo! Che pallone! Oh, assoreta pure a te! Ma porca di quella vacca! Guarda sto stronzo là sopra. Mi sa che mi tocca, ragazzi, creare la miscela di piante con quella rossa. Mamma mia! Doppio calcio super mega iper rotante! Posso fare fuori sto stronzo oppure no? Ecco,
Vaffanculo, va pure te. Allora, posso un attimo guardarmi in giro in santa pace senza che qualcuno arrivi ad aggredirmi le chiappe? Dobbiamo risalire, però fare attenzione perché io sento una bomba da qualche parte. Quindi non vorrei saltare malamente in aria. Eccola qua, meno male che cerco di fare un pochettino più di attenzione. Ecco qua. Ok, raccogliamo tutto. Eccolo il tesoro, era qua sopra, mannaggia. C'era sopra la capoccia, ce l'avevo. Ho dovuto fare tutto il giro della Madonna. Ecco qua, antica pipa. La si potrà vendere di sicuro a buon prezzo. Di qui a destra dovrebbe esserci un emblemuccio da qualche... Che cosa ho detto un attimo fa? Cosa? Non capisco. Cosa? Che stavo attenta alle bombe, vero? Certo, stavo attentissima. Ho dovuto usare le ultime piantine che avevo. Ok, andiamo qua. Pezzo esagonale B. È già il secondo pezzo esagonale che troviamo. Qua c'è l'emblema, ma questo forse lo posso rompere col coltello. Non lo posso rompere col coltello. Va bene. È tutto. Ok, completata, perfetto. Pure questa seconda... dei medaglioni blu. Scusa, questo ma lo devo fare. Mazza, è morto malissimo, poverino. Però la polvere da sparo comunque mi può fare comodo. Oddio, che era? Qualcuno si sta sfraffando. Che sta succedendo? Quel carburante deve essere questo, no? Va bene, tanica di benzina. Ma la dovrò riempire, quindi questa ovviamente mi sembra utile. Proviamo a salire un attimo di qua, ragazzi. Vediamo se c'è qualche altra cosa utile. Non si può mai sapere, non si sa mai. Infatti una pianta verde che può essere super utile. Di qua, ah qua, e questo era lo... Cioè fatemi capire, mo se non sono più le trappole per orsi sono le bombe del cavolo. Mannaggia me, oh, mannaggia me a quando ho detto sì, tanto sto attenta. Ok, mi sono mangiata l'ovetto, ragazzi, ma comunque mi sa che devo tornare indietro. Dove era Eusi probabilmente? Oddio, sta salendo. Oddio, temo proprio di sì. No, vabbè, raga, allora io vado, perché cioè così mi frigo fra 30 anni praticamente. Scusate, ma non ve posso stare aspettando tutto il tempo. Ecco il cavolo. Allora, intanto proviamo a scendere di qua, ragazzi, perché di là comunque non c'è modo per tornare indietro. Mi sa che è proprio da qui che devo andare. Mi sa proprio di sì. Quindi cerchiamo di darcela pure un po' a gambe, raga, perché non posso stare ad ammazzare ogni singolo stronzo che arriva. Ok, via. E mi sa che è proprio di qua che devo venire. Credo di sì, perlomeno l'obiettivo è segnato di qua. Quindi dovrebbe essere la strada giusta. Ah no, la strada giusta un cazzo. Aspetta, la tanica che ho preso è vuota? Perché mo mi sta venendo un dubbio. Ripiena di benzina. Ok, ripiena, a posto. E va bene allora. Anche se sarebbe stato bello andare prima a salvare, ma... Oddio, forse sarebbe il caso di andare prima a salvare, ma... Come torno da Eustachio? Ma intanto qua dentro c'è altra robetta utile. Una piantina gialla. Com'è che non ci sono entrata qua prima? Perché forse non c'era proprio arrivata. Prima di fare una cosa del genere direi che è il caso passare di qua. Un lavoro ben fatto merita un adeguato perfetto, pagamento. Perfetto, perfetto. Allora, per ora direi che salvo. Ok, allora ragazzi, dirigiamoci verso sto benedetto lago. Andiamo a vedere sto benedetto mostro del lago, no? Vediamo qualcosa di entusiasmante. Oltre ai soliti rompipalle del villaggio, quindi andiamo. Ok. Vai Leon. Sempre avanti tutta. Ma tu guarda un po' quanta strada deve fare un povero Cristo per prendere una roba, una rompetta. Ecco qua. Che culo. Davvero grande, grandissimo culo. Oh shit. No, non so se è il momento del mostro adesso o... Un po' suppongo di sì, visto che siamo proprio qua in mezzo. Oh! Ah, si è agganciato. Oh sì, cavolo.
Oh, vai piano, vai piano, bel pesciolone. Sconfiggi il mostro del lago, quindi mira con l'arpione e lancia. Oh cazzo, minchia, regà, non è tanto facile. Quanti arpioni c'hai, Lilion? Scusa, è fantastico sta roba. Mi posso muovere anche la barca a destra e a sinistra, però, oddio, ecco, forse è utile per evitarlo, ovviamente, quando fa questi saltini carinissimi. Oddio, 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 stiamo attenti, ragazzi, stiamo attenti. Potrebbe uscire e zomparci addosso in qualsiasi momento, ho tanta paura. Guarda che terribile, pure se stai sotto l'acqua, bello, Che crede? Oh cazzo. Cazzo. Oddio, oddio, aspetta. Ma... ah. Sono un bel bocconcino, vero? Beh, io gli darei ragione. Allora ragazzi, purtroppo c'è stato un attimo un piccolo problema di registrazione. Vediamo se riusciamo a continuare. Oddio, ecco! Mi stavo a perdere giusto il momento migliore. Il mostro ha cercato di addentarmi. Gesù, Giuseppe e pure Maria. Allora, questo era proprio il momento peggiore per bloccarsi, veramente il momento peggiore. Proprio durante ovviamente una fight del genere, porca miseriaccia. Che palle, che palle, che palle. Dobbiamo vedere di riuscire ragazzi a farlo fuori sto cazzo retoso. Oddio, oddio, mi vuole mangiare. No, 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 no. Dove sei andato? Oh cavolo. Oh cavolacci. Oh cavolo, cavolo. Oh porca di quella miseriaccia. Niente, oh. Quanto cazzo è resistente sto coso. Oddio, oddio, fa pure gli zompetti, fa. Quanto è carino, quanto è carino. È carinissimo, veramente carinissimo. Porca di quella loca. E dai però, fermate un po'. Aiuto. Oh. Oddio, è il momento della verità. A mappete! Quando si dice un lago di sangue. che schifo. Ah sì, è vero. Io continuo a dimenticarmi che lui è stato, ragazzi, infettato in qualche modo. Continuo a dimenticarmi questo piccolo dettaglio. E qui ragazzi finisce il capitolo 3. Quindi che dire ragazzi, siamo ancora nelle fasi iniziali principalmente, perché non abbiamo ancora manco trovato Ashley. Quindi diciamo che l'entusiasmo non è ancora alle stelle. Però in ogni caso io non vedo l'ora di continuarlo. Aspetto come sempre i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. E un bacio a tutti ragazzi da Giocherina. Ciao.